ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Oltre 50 residenti di Via della Fornace Bizzarri a Pescara si oppongono alla proposta dell'amministrazione Masci sulla realizzazione di un asilo nel parco, unica zona verde del quartiere residenziale a pochi metri dalla sede del tribunale. Per settimane hanno organizzato di sabato mattina una protesta pacifica per dire no alla trasformazione del polmone verde e sì a un asilo in Via Celestino V. Sulla questione c'è stato anche un ricorso al TAR. Ora il caso approda alla Camera perché l'onorevole Luciano D'Alfonso ha inoltrato il 24 gennaio un'interrogazione al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per chiedere quali iniziative intenda attivare anche in funzione della corretta esecuzione del bando indetto nell'ambito del PNRR al fine di arrivare a una soluzione definitiva del problema. D'Alfonso propone anche altre alternative per la realizzazione dell'asilo. Oltre all'area di Via Celestino V, il parco Falcone e Borsellino, sempre nella zona del Tribunale, e quello di Via Lento. La risposta del ministro dovrebbe arrivare entro una quindicina di giorni, ma intanto la battaglia dei residenti non si placa.